Salute, salute, salute. Prima di brindare con questo bellissimo cast, chiederò a ognuno di loro il nome e il protagonista che interpreteranno in questo nuovo musical 80, voglia di 80. Sei? Ed Ilge, interpreterò la professoressa di educazione fisica. Guarda così cosa faccio, scusami anche se ho paperato, vado da lei. Io sono Silvia, interpreterò Maria Pia, la bidella, o collaboratore scolastico. Forse è meglio. Sì. Andiamo qui. Io sono Ottavio, interpreterò il professore di matematica. Sì. Uno per uno? Non lo so. Andiamo avanti. Io sono Noemi, interpreto la professoressa di musica. Io sono Christian e interpreterò il professore di italiano. Metto dietro, metto dietro. Io sono Ilaria e interpreterò la vicepreside. La vice? Vicepreside. Cattiva? Abbastanza. E io mi chiamo Pietro e interpreterò il professore di filosofia. Veramente? Già, non si direbbe, vero? Una faccia per niente seria la mia. Vabbè, proseguiamo. Io invece sono Filippo e interpreterò l'insegnante di storia. Storia? Sì. Antica? Antica, moderna, contemporanea, tutta la storia. Bene. Allora ragazzi, dopo aver fatto un po' la pazza, vi faccio gli auguri e brindiamo insieme per questo 80, voglia di... 80! Allora, Mercury, ascolta, prima, auguri innanzitutto, siamo qui brindando. Allora, prima di farti qualche domanda, mi permetto, perché ho letto un po' per conoscerti meglio, sei descritto da tutti, poliedrico, performance, danzatore, acrobata, oggi anche e soprattutto content creator, che per me è arabo, ricordo, è arabo, con tanti follower tra YouTube e TikTok, e ti trovi sul podio delle classifiche del più gettonato, ecco, lo possiamo dire questo, il più seguito, e complimenti. Grazie. Perché vedo veramente, sì, il video ti dà tanto, però vedo un volto pulito, vedo bello. Complimenti, faccio i complimenti. Quindi oggi sei qui a presentare ad Ortona, debutti con il nuovo musical 80, voglia di 80. Ecco, questo mi preme molto perché io negli anni 80 avevo circa 10 anni, quindi ho vissuto appieno questa. Ancora una volta a fianco del maestro Fabrizio Angelini. Esatto. Ti ritrovi in questo protagonista? Allora, direi di sì, perché comunque c'è un bel po' di me in questo spettacolo, anche se comunque prima è stato scritto da Paolo Ruffini e interpretato da lui stesso, e alcune cose erano riferite proprio a lui per quanto riguarda la sua vita. Questa volta è stato scritto un po' su quello che è la mia infanzia, la mia adolescenza e quello che vivo adesso tutt'oggi, quindi c'è molto di me in questo personaggio, quindi non dico proprio che è fare lo spettacolo di Manuel, però è, diciamo, è comunque sempre interpretare un personaggio, perché io ovviamente non ho più 18 anni, però mi ci rivedo molto in questo personaggio, perché ovviamente ha tante passioni, è frenetico, è movimentato, vuole farsi capire, vuole farsi ascoltare, vuole anche lui trovare il suo posto, e non dico niente perché dovete venire a teatro a vederlo, perché altrimenti troppi spoiler. Non è il primo musical che fai? No, non è il primo musical, ho avuto tante occasioni di partecipare a musical come Pinocchio, con il maestro Fabrizio sempre. Con il maestro Fabrizio ho fatto anche Singing in the Rain e Il gatto con gli stivali, La magica notte di Natale. Poi ci sono stati altri musical come La bella e la bestia, Flashdance, Footloose, Ghost.
e adesso quindi questo non è il mio primo spettacolo, anche se sono contento, credo comunque la prima passione rimane sempre l'acrobatica, la danza legata allo spettacolo. E c'è uno spettacolo a cui sei più legato? Allora, generalmente io ogni volta che faccio spettacolo comunque mi affeziono tantissimo allo spettacolo in sé. Uno che ho nel cuore in particolare è Pinocchio, perché c'era di mezzo il maestro Fabrizio, c'era di mezzo Manuel Frattini, quindi lavorare con lui e lavorare con Fabrizio è stato per me un periodo di alta formazione a livello proprio di umanità, umiltà, crescita personale e anche artistica. Quindi sì, quello spettacolo ce l'ho nel cuore, e anche Bella e la Bestia, perché è stato proprio, diciamo, il trampolino di lancio che poi mi ha portato a fare tanti altri musical. Ascolta, ma fare questo lavoro, avere contatti con i giovani, con i ragazzi, con i tuoi colleghi, poi rimane un legame tra tu, come il tuo carattere, rimani legato alle persone con cui collabori? Allora, per quanto riguarda i collaboratori, ho sempre cercato comunque di circondarmi di persone non solo professionali ma anche che fossero care a me, in modo da stringere dei legami ancora più saldi, anche se è difficile scindere a volte amicizia e lavoro. Per quanto riguarda l'altra parte di tutti i legami, tutti i contatti che vengono stretti durante la divulgazione di contenuti che faccio magari tramite i social, quello che mi piacerebbe che ci fosse comunque un legame non solo per chi segue ma anche per chi magari comprende il messaggio che voglio dare, ovvero quello di poter esprimere se stessi senza vergogna, senza timore, perché è una cosa che comunque ti piace fare, riguarda te stesso, è la tua passione, e quindi coinvolgere anche gli altri a partecipare alle tue passioni e magari far appassionare loro stessi e poterli indirizzare verso qualsiasi strada scelgano, quello è un legame molto forte. Quindi questo è il messaggio che vuoi dare ai giovani? Il messaggio che voglio dare ai giovani, al di là di tutto, venite a teatro, perché comunque le cose live sono sempre molto belle. E poi un'altra cosa importante è che i social si possono utilizzare in modo positivo, sono molto utili sicuramente, però se avete comunque voglia di esprimervi, non abbiate paura, credete in quello che volete fare, andate sempre avanti, perché tanto il mondo è pieno di persone che diranno, che faranno di tutto per farvi degli sgambetti e dirvi che non ce la farete mai, ma in realtà ci saranno anche delle persone che accoglieranno le vostre passioni e vi aiuteranno e staranno con voi sicuramente. In ultimo, nella presentazione che c'è stata hai fatto delle facce simpaticissime, cioè me le puoi rifare? Cosa faranno quelli che verranno a vedere questo spettacolo? Allora, io prima di tutto farò così. E poi il pubblico, ovviamente, essendo anni 80, sarà anche un po' nostalgico, quindi farà una roba della serie tipo ma ti ricordi che... Grazie. Grazie a te. Siamo in modalità soft. Relax. Relax. Gabriele De Guglielmo, oggi siamo qui a presentare questo nuovo musical, 80 voglia di 80. Lo sto ripetendo tante volte perché effettivamente mi piace come titolo, però tu sei praticamente nella direzione musicale. Cioè, cosa significa fare la direzione musicale in questo tipo di spettacolo? Guarda, molto semplice, tutto ciò che comporta la musica di questo spettacolo è figlia di una idea che il direttore musicale ha e mette in pratica, quindi tutte le elaborazioni corali, le interpretazioni dei singoli personaggi rispetto alle canzoni, quindi il montaggio di tutta la parte musicale sotto la mia responsabilità. Chiaramente c'è il contributo di altre persone, in questo caso di esperti per quanto riguarda l'arrangiamento musicale, la realizzazione dei supporti musicali, quindi delle basi musicali che sono state risuonate, rimodulate, tagliate, mashuppate a seconda delle esigenze dello spettacolo. Questo io ho dato una idea. Poi mi sono confrontato con degli esperti, diciamo arrangiatori, che hanno realizzato i supporti, e da lì poi è iniziato l'insegnamento delle canzoni
e l'adattamento musicale, cioè quello che nella mia testa doveva essere un omaggio agli anni Ottanta, ma non una copia, ma non una emulazione di Freddie Mercury o di, non lo so, di uno degli, dei cantanti che citiamo, Umberto Tozzi o la Rettore, no. Chiaramente il linguaggio doveva essere quello del musical, quindi chiaramente ci sono delle citazioni, delle rielaborazioni corali che richiamano un po' la presenza del musical anglosassone, ecco, diciamo così. Un piccolo omaggio a quella che è stata una fantastica stagione di Glee, che è una serie televisiva americana, insomma, che ha avuto grande successo tra i giovani perché sfruttavano i brani di musica leggera, li riarrangiavano in chiave appunto musical. Ecco, io mi sono ispirato un po' ad alcune di quelle, di quegli arrangiamenti, e ho cercato di integrarli all'interno di questo spettacolo. Quindi fondamentalmente la direzione musicale, come dice la parola, dirigi tutta la parte musicale e te ne assumi anche tutte le responsabilità insieme al regista, che ha delle esigenze per cui ti dice qua voglio che cantano così, qua voglio che cantano colà, qui voglio solo gli uomini, solo le donne, insomma è un lavoro d'equipe di cui però ti assumi la responsabilità e porti a termine finché poi tutto non è pronto e confezionato. Non è cosa facile, per quello che mi hai detto è diciamo un lavoro certosino, però ascolta, non è la prima volta che dirigi, però voglio solo sapere, ecco, non sapere tutta la storia di 80 Voglia di 80, però ti ha entusiasmato fare questo musical? Allora, gli anni 80 sono gli anni della mia infanzia, quindi le canzoni che noi ascoltiamo nello spettacolo erano canzoni che io ascoltavo da bambino al jukebox della Dea Venere o dell'Eldorado o dell'Ido Riccio, insomma, quando i jukebox erano qualcosa di fondamentale. Quindi un grande magone di quei tempi spensierati, ma non voglio drammatizzare la cosa, no? Però sicuramente rispetto alla frenesia di oggi, riprodurre queste canzoni mi ha fatto fare un bel salto in dei ricordi veramente belli. È la prima volta che non sono sul palco, piuttosto. In questa edizione non sono sul palco, ma solo esclusivamente nella direzione. Quindi è stato più semplice perché ho avuto più tempo, o meglio, un unico obiettivo, quello di concentrarmi sulla direzione di questi ragazzi. E mentre negli altri lavori ho fatto sia la direzione musicale che poi l'interprete. E ho sempre avuto o un assistente o una direzione musicale associata, perché altrimenti non si ha la lucidità e l'oggettività di poter cogliere tutte le sfumature. Qui, purtroppo per loro, non sarò sul palco, ma sarò sempre in platea ad ascoltare e a correggere e a pretendere che il lavoro venga fatto nel miglior modo possibile. Io ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a voi, ci vediamo a teatro, vi aspettiamo 25 e 27 ottobre, Teatro Tosti, 80 Voglia di 80. Ciao! Sono in compagnia di Gianfranco Vergoni, che ha scritto questo stupendo musical. Mi permetto di dirlo perché ho già assaporato qualche piccola chicca nella presentazione. È un'idea di Paolo Ruffini. Esattamente. Paolo Ruffini, qui dobbiamo l'idea originale di questo spettacolo, un tuffo indietro nei colori e nella positività degli anni Ottanta. Avevamo bisogno di questo tipo di musical, soprattutto in questo momento, come ha detto anche De Guglielmo, effettivamente stiamo attraversando un periodo molto difficile e questo mette un po' più di allegria. Ma io spero di sì, perché per noi è terapeutico, a parte, vabbè, è sempre terapeutico venire a lavorare a Ortona con il teatro vista mare, con le distanze puntiformi, no? Rispetto a chi di noi abita nelle grandi città, per cui è rassicurante trovare un passo più a misura umana. Però sì, è terapeutico tornare a un tempo in cui si credeva nella possibilità di fare cose, in cui non c'era il terrore del futuro, ecco, che noi purtroppo adesso, per i tempi che stiamo attraversando, per la velocità con cui viaggiano le informazioni, subiamo moltissimo. E non che gli anni 80 fossero privi di problemi, però c'era uno spirito gioioso, colorato,
non lamentoso, non autoflagellante, che noi speriamo di riportare, perlomeno a noi fa questo effetto lavorare su una storia che torna indietro, e quindi veramente speriamo che questo serva anche alle persone che vengono a teatro, non soltanto ti distrai, ma veramente esci un po' ringiovanito, vogliamo dirlo, nel senso buono, nel senso spolverare qualche ricordo, anche giocheremo molto sulla memoria, sì, sulla memoria, sulla nostalgia, sulla che bello quando eravamo tutti più giovani, quando eravamo tutti più, no, più lisci, più criniti, con più diottrie soprattutto. E quindi allora non resta altro che invitare tutti a teatro. Assolutamente, sia soprattutto chi negli anni 80 c'era, ma anche chi non c'è stato abbastanza o non li ha vissuti ed è curioso di scoprire cosa significassero. Vi aspettiamo tutti a teatro. Grazie. A voi. Maestro Angelini, con lei abbiamo pensato di fare un'intervista particolare, però specifichiamo. Specifichiamo che non siamo in galera, siamo nel Teatro Tosti. Siamo qui oggi a presentare questo nuovo musical, 80 voglia di 80, che ho detto anche a Gabriele, che mi piace ripeterlo tante volte perché è proprio bello, bello, un bellissimo titolo. Lei in questo lavoro farà il regista e il coreografo. La domanda è questa, per creare la coreografia ha dovuto conoscere questo personaggio, Manuel Mercury? Allora, conosco Manuel da 2010 perché abbiamo lavorato la prima volta nella Bella e la Bestia a Roma e poi anche in altri lavori. E naturalmente l'abbiamo inglobato nello spettacolo e abbiamo costruito delle cose specificamente su di lui. In particolare, vabbè, intanto lui è un acrobata, quindi molto spesso si vedrà saltellare, volare e così via. Ma in particolare un numero sul Michael Jackson, che è stato il suo idolo fin da bambino, da quando aveva 4 anni. Noi abbiamo anche una foto che poi il pubblico vedrà, e quindi lui conosce i movimenti di quello stile alla perfezione. Gli ho anche chiesto quanti anni sono, che non, ha detto è un bel po' di anni che non è capitato di esibirmi come Michael Jackson, con i movimenti di Michael Jackson davanti a un pubblico, quindi è particolarmente contento di poter mettere questa sua dote al servizio dello spettacolo. Io l'ho intervistato e mi ha dato tanta tranquillità, tanta gioia, cioè effettivamente è un bellissimo carattere, quindi anche questo, lavorare con un protagonista con delle doti, sia come ha detto lei, bravo danzatore eccetera eccetera, ma avere anche uno spirito, un carattere gioviale, ci si lavora bene. È fondamentale, questo tra l'altro fa parte dello spirito della Compagnia dell'Alba. Noi abbiamo sempre cercato di rendere una situazione, io è una parola che non amo molto, però la famiglia, no? Che può essere una parola che magari, però in realtà è quel clima, l'atmosfera che noi cerchiamo di trasmettere a tutti quanti, e Manuel l'ha sposata esattamente, quindi un clima sereno, un clima collaborativo, lui per esempio dà il riscaldamento ai ragazzi prima delle prove, e in questo senso c'è molta disponibilità e poi ci divertiamo tanto, devo dire, è molto molto divertente lui. Per concludere, cosa dobbiamo dire di questo musical? Aspettiamo tutta Ortona a venirci a applaudire e soprattutto a venire a ballare, a divertirsi con noi il 25 e il 27 ottobre qui al Teatro Tosti. Naturalmente è un'anteprima che poi vedrà lo spettacolo in tour in Italia. Grazie. Grazie a voi.